Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. L'alba dei morti viventi. Da una storia di Tiziano Sclavi. Regia di Gaetano Cappa. Quando ha suonato al campanello, non si aspettava di essere accolta da un grido straziante. Ma del resto, se una bella ragazza come Sybil Browning va a cercare un indagatore dell'incubo, non dovrebbe sorprendersi di nulla. Mi rendo conto però che l'impatto con il mio assistente, amico e rompiscatole personale Grucio può essere molto più agghiacciante. Sì? Io volevo... Ma cos'era quel grido? Ah, voleva sapere questo? Era il campanello, una mia piccola trovata. Meglio del solito drin drin, non le pare? Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. L'unico investigatore al mondo che si interessi a fenomeni come fantasmi, licantropi, vampiri o zombie. Ah, il fatto che io creda o meno all'autenticità di tali fenomeni è irrilevante. Ciò che conta è che non mi rifiuto a priori di crederci, come fa la gente seria. Per questo qualcuno mi ha definito ciarlatano e imbroglione. E lo è? Ciarlatano e imbroglione? Può darsi. In ogni caso sarà lei a deciderlo. Ora, fuori la storia. Beh, io ho ucciso mio marito, ma è stato per legittima difesa e poi... Ehi, Dylan! Sai quella nuova gag che sto provando? Quella in cui devo spararmi con una pistola che fa cilecca? Beh, va perfezionata! Grucio spera sempre di tornare a fare del cinema prima o poi. Stava dicendo? Stavo dicendo. E poi c'è il fatto che quando io l'ho ucciso, John era già morto. Sybil mi raccontò che suo marito era un famoso biologo che da qualche tempo era in Scozia impegnato in alcune ricerche insieme a un altro scienziato. Una settimana prima era tornato a casa. Aveva la febbre altissima e nel delirio l'aveva supplicata. Devi uccidermi. Devi spararmi alla testa. Solo così io... Solo così troverò... La pace. John. Vai a prendere la mia pistola. John. Alla testa. Non voglio tornare. Non voglio tornare. Tornare. Tornare dove, John? Guarda. Voglio che tu veda questo morso. È infetto. L'unico antidoto è spararmi alla testa. Distruggere la mia... Mente! Devi farlo! Sybil! Era morto. Non ho dubbi in proposito. Ho studiato medicina e so riconoscere un cadavere. Mio marito non era più in vita. E poi? Stavo per uscire dalla stanza per andare a telefonare a qualcuno. Quando ho sentito un rumore quasi impercettibile... Il fruscio delle lenzuola. Mi sono voltata. John era in piedi e veniva verso di me. No! Il resto della storia John. L'avevano letto tutti sono sul io. Times. Sono Sybil. Ti prego. Lui John. La aggredì via. E Sybil lo ammazzò davvero. Vai via, John! Piantandogli un paio di forbici in testa. Ora era libera su cauzione. Lei era pronta ad assumermi e io. Ero pronto a innamorarmi di lei. Sybil, posso chiamarti Sybil, vero? C'è una domanda che voglio farti. Da alcuni particolari del tuo racconto mi sembra di aver capito che i rapporti tra te e John non erano idilliaci. Beh, te lo chiedo semplicemente. Amavi tuo marito? No, e lui ricambiava. Credo che abbiamo cominciato a detestarci un mese dopo le nozze. Me l'hai chiesto perché pensi che mi sia inventata tutto e che si tratti di un normale omicidio, vero? No, te l'ho chiesto perché non potrei mai fare la corte a una vedova inconsolabile. Insomma, mi piace molto.
Non essere timida. Dimmi pure grazie. Grazie. Che bel bacio romantico! Alla fine si sposeranno e lei gli pianterà un paio di forbici in testa. Va bene, parliamo sul serio ora. Tu hai detto che John se n'era andato in Scozia a fare ricerche. Che genere di ricerche? Non ne ho idea. Ricordo invece il nome di quell'altro scienziato, perché è quasi assurdo. Xabaras. Xabaras? Non male come nome falso. Xabaras è l'anagramma di Abraxas, che poi è uno dei nomi del diavolo. Nome falso? Il diavolo? Ma che stai dicendo? Sono io che faccio le domande qui, pupa. È stata fatta l'autopsia del fu John Browning? È prevista per oggi. Incredibile. Questo poveraccio si portava nel sangue un virus sconosciuto. Sconosciuto e pazzesco. Una bestiolina dotata di una forza e di una resistenza mai viste prima. Mi serve tempo per studiarla. Potrei essere il primo anatomopatologo a vincere il premio Nobel. L'importante è che nessuno mi freghi la scoperta. Ma cosa? C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ah! Buonasera. Ispettore Block, mi ha fatto paura. Paura? Beh, penso sia logico. È talmente abituato a vedere solo morti che una persona viva la impressiona, non è vero? Logico, sì. Scusi se non ammiro il suo operato, dottor Potter, ma a me invece fanno impressione i cadaveri, il che, con il lavoro che faccio, non è altrettanto logico. Allora non le dispiacerà accompagnarmi. Devo portare il cadavere del dottor Browning nella cella frigorifera. Che mi dice del nostro amico morto due volte? Come? Non crederà per caso a quella fandonia, spero. Non c'è dubbio che il decesso sia stato causato dal colpo di forbici. Anche se... Anche se? Beh, ecco, qualcosa l'ho trovato. Nel sangue di Browning c'è uno strano virus. Forse è collegato a quel morso sulla spalla, non so ancora. Le chiedo un mese di tempo per studiarlo. E io le chiedo se per caso è impazzito. Il sovrintendente vuole i risultati dell'autopsia al più tardi dopodomani. Guardi, guardi qui in questa cella, tutti questi cadaveri. È tutto lavoro arretrato. 2 settimane. La prego di capire, ispettore, è importante. Oh, mio caro dottore, che c'è di importante in questo piccolo mondo? Lei che vive a contatto con la morte dovrebbe saperlo meglio di me. Che non vale la pena affannarsi per niente. 1 settimana, non un giorno di più. Ah, e stia attento a non ammazzarsi di lavoro. Zombie cannibali affamati di carne umana. Carino, soprattutto molto romantico. Proprio quel che si dice un film d'atmosfera. L'ideale per 2 innamorati che vanno al cinema insieme per la prima volta. 3 innamorati, tesoro? Capisco che tu sia sconvolta dal mio fascino, ma non dimenticare che c'è anche Dylan. E come potrei? Ogni 2 minuti mi chiede soldi per comprarsi un altro panino. Sono queste le spese oltre le 50 sterline al giorno? Sì, quando lavoro a un nuovo caso mi aumenta sempre l'appetito. Lavoro? È così che il grande Dylan Dock svolge le sue indagini. Andando al cinema. Beh, il primo treno per la Scozia parte solo domani. E i film che stiamo vedendo sono in programmazione solo stasera. Che lieta coincidenza, vero? I film? Vuoi dire che ce ne sono altri dopo questa schifezza? Certo, è una maratona di film dell'orrore. E non azzardarti più a chiamare schifezza Zombie di Romero. Cos'è stato? Giurerei di aver sentito un rumore. Ma all'istituto ci sono solo io? No, così non va. Sono talmente stanco che comincio a sentire i rumori. Bisogna che mi concentri. Devo farcela. È l'occasione della mia vita. Maledizione. Ma adesso li ho sentiti davvero.
vengono dalla cella frigorifera. Sembra che qualcuno da dentro cerchi di uscire, ma non è possibile. Sono stato l'ultimo a entrarci quando ho portato il cadavere di Browning. Fermo! Non aprire quella porta! Ma... Non aprirla! Io... Chi è lei? Come ha fatto a entrare? E perché non dovrei aprire questa porta? Ma non è possibile! Erano morti! Morti! Il virus! Era questo dunque! Un microorganismo capace di ridare la vita! E io l'ho scoperto! Ho scoperto l'immortalità! Sì, dottor Potter. Hai fatto una scoperta da premio Nobel. Ma purtroppo non ti servirà. Perché tutto deve finire qui, in mezzo ai morti che ritornano sulla terra, in mezzo alle fiamme dell'inferno o nel fulgore del paradiso. Misterioso incendio all'istituto di medicina legale. Bruciati i cadaveri di 4 persone, tra cui John Browning. Il dottor Archibald Potter, anatomopatologo, perito tra le fiamme. Ancora nessuna notizia sull'eventuale origine dolosa. Dylan, secondo te è una coincidenza oppure... Dylan! Dylan! No, secondo me non è una coincidenza. Se ti faccio un'altra domanda, ti rimetti a suonare? Era questa la domanda? Ma davvero tu credi che John fosse diventato uno zombie? Il mio metodo di indagine è discartare tutte le ipotesi possibili, Sibyl. Ciò che resta è molto più divertente. E guarda caso, è il mio mestiere. L'incubo. In altre parole, la tua risposta è sì. Bene, eccoci in Scozia. Non ci resta che affittare un'auto e raggiungere quel villaggio. Undead. Beh, il nome è già tutto un programma. Dylan, c'è una cosa che devo dirti. E sarebbe? Che ho dimenticato a casa il portafogli, il libretto degli assegni e le carte di credito. Il noleggio dell'auto dovrai pagarlo tu. Oh, io non porto mai denaro con me. È contrario ai miei principi. Grucio? Ho 5 sterline, ma per averle dovrai passare sul mio corpo. Io poi potrei passare sul corpo di Sibyl. 5 sterline? Per una macchina non bastano. Ma qualcosa da noleggiare lo troveremo. Mi manca il fiato! E a me mancano anche 5 sterline! Signore e signori, stiamo per giungere in un tipico, allegro, simpatico villaggio scozzese. Benvenuti a Undead. Perché lo chiamano non morto? A me pare stecchito. Questo posto mi mette i brividi. Non c'è una gran vita, vero? La sai quella dell'astronauta che va su Marte? Beh, quando ritorna tutti gli chiedono: allora, c'è vita su Marte? E lui risponde: ma un po', il sabato sera. Poco fuori dal paese trovammo la casa di Xabaras. Entrai senza difficoltà e scesi sino al suo laboratorio. Xabaras era lì. Mi dava le spalle, chino su un cadavere. E anche se non mi aveva visto, sapeva che ero lì. Sorpreso? Eppure dovevi immaginare che ti aspettavo. Prego, vieni avanti. Mi hai riconosciuto, vero? Ah, sì, mi hai riconosciuto, sicuramente, pur senza avermi mai visto. Penso che tuo padre ti abbia parlato di me.
così come tuo nonno ne parlò a tuo padre. Sì, mio padre mi ha parlato di te. Anche se allora non ti chiamavi Xabaras. Oh, un nome vale l'altro. Scommetto che hai già capito che è l'anagramma di Abraxas. Vero? Nient'altro che un giochetto di parole. Non voglio certo paragonarmi al diavolo. Lui è solo un buon dilettante in confronto a me. Bene, eccomi qua. Io sono colui il cui nome non si può pronunciare. Io sono la leggenda. Era una battuta. Non ridi? Mi avevano detto che hai un grande senso dell'umorismo. Non sempre. Capisco. Non si scherza sul lavoro. Eh? Bene, fai il tuo dovere. Interrogami. Risponderò a tutte le domande. Cos'è successo veramente a John Browning? Ah, oh, non so bene chi dei due sia stato più stupido, io o lui. Io ho commesso l'errore di chiamarlo a collaborare con me. Conoscevo i suoi studi sulla conservazione delle cellule cerebrali e mi sono illuso che un misero mortale potesse aiutarmi. Lui, d'altra parte, è rimasto sconvolto scoprendo la vera natura dei miei esperimenti. Vale a dire? La materializzazione di un sogno. L'unico vero scopo da millenni dell'umanità intera. Sconfiggere la morte. Guarda questo cadavere. È morto 2 mesi fa. Non è più niente. Solo un mucchio di ossa e carne in decomposizione. Ebbene, io posso ridargli la vita. Tu puoi creare dei mostri. Mostri? E perché poi? Non siamo forse ogni giorno circondati da mostri? Gli automobilisti nell'ora di punta, i burocrati che non ti ascoltano dopo che ti hanno costretto a fare 2 ore di fila, i mediocri che diventano arroganti non appena hanno un po' di potere, i dittatori che uccidono migliaia di persone negli stadi. Con il virus che ho creato, riesco a fare in modo che i morti mi obbediscano. Uno zombie si può uccidere con un colpo alla testa, ma rimane portatore di contagio per gli altri morti. Purtroppo Sibyl si è rivolta a uno come te. Ora tu devi morire. Ma non avere paura. Sarà solo questione di un attimo. E poi potrai tornare. Xabaras aveva creato un siero che, iniettato nei cadaveri, restituiva loro le funzioni vitali, trasformandoli in creature affamate di carne umana. Obbedivano ai suoi ordini. Ma lui non poteva, non ancora almeno, dar loro il vero soffio vitale, l'intelligenza. John Browning era stato morso da uno di quei ritornanti. Il morso di uno zombie provoca la morte entro 24 ore e la successiva resurrezione. E ora, naturalmente, devi morire. Ma non avere paura, sarà solo questione di un attimo. E poi ritornerai. Vai all'inferno! Prendetelo! Lo assalì e i suoi schiavi non morti assalirono me. Con un salto sfondai la finestra e caddi giù nel prato. Malconcio, ma vivo e in grado di correre. Chiamai Grucio e lui con la sua pistola ne fece fuori alcuni, mirando alla testa. Dylan, che cosa sono quelli? Pensa a sparare! Mira alla testa! Sibyl! Aiuto! Giù da ballerino! Grucio, spara! Fa che non mi tremi la mano! Fa che non mi tremi la mano! Non mi ha tremato! Dio mio! Dio mio, stava per mordermi! Ma chi era? Che cos'era? Andiamo! Non c'è tempo da perdere! Via! Via di qui! Scappammo, ma gli zombie ci inseguirono. Sbucavano da ogni parte, tutto il paese era stato infettato. Prima con le biciclette, poi a piedi, arrivammo al cimitero di Undead. Lo raggiungemmo all'alba. L'alba dei morti viventi. Nessuno era vivo, nessuno era morto. Tutti erano affamati di carne umana. Ho proprio l'impressione che per noi sia finita. Devo trovare un'ultima battuta prima di morire. Che ne dite di... So fare anch'io, l'attore tragico. Fermi! Fermi, fermi, amici miei. Non è ancora giunto il loro momento.
Xabaras ci catturò e ci portò nel suo laboratorio legandoci ai tavoli operatori. Stava per iniettarci un nuovo siero da lui creato, unendo il veleno degli zombie al virus. Sono proprio curioso di vederne gli effetti. Non conterrà mica antibiotici per caso? No, perché io sono allergico. Non ti sembra di dimenticare qualcosa, Xabaras? Dimenticare? Che cosa? L'ultimo desiderio del condannato. Oh mio Dio. Non so gli altri due, ma io vorrei suonare il clarinetto per l'ultima volta. Esaudì il mio desiderio. Mi liberò. Cominciai a suonare il trillo del diavolo, la mia musica preferita. Finito? Proprio. Questo astuccio è in realtà una bomba orologeria. Se si apre senza i dovuti accorgimenti, la bomba si innesca. E io solo conosco il modo di disattivarla. Scoppierà tra 5 minuti. E i tuoi sieri infernali se ne andranno al diavolo. Non è vero. Dammi qua. Ehi, non scuoterlo troppo forte. Potrebbe esplodere prima del tempo. È un bluff. Crucio, Sibyl, tenetevi pronti. Nient'altro che un bluff. A terra! Uccideteli! Presto, fuori di qui! C'è un serbatoio di cherosene laggiù! Se le fiamme lo raggiungono! Dylan! Fuori! Presto! L'esplosione distrusse la casa. E come per un ordine improvviso, i morti viventi smisero di avanzare. Poi ripresero a camminare. Ma senza degnare di uno sguardo noi tre strani esseri che ancora vivevamo. E intanto nell'aria, sopra di loro e dentro di me, sentivo la voce di Xabaras. Ci ritroveremo, Dylan Dog. Ci ritroveremo. Zombie a parte, si stava bene in Scozia. Qui a Londra è un tale mortorio. Giuda ballerino. È finito tutto bene, no? E allora perché diavolo Sibyl non mi vuole più vedere? Non risponde neanche al telefono. Oh, sai, le donne. E poi era troppo magra. A proposito, la sai quella dello scheletro che va dal medico? Il medico apre la porta, lo vede e fa... Però poteva venire prima. Ah, piantala. Io vado da lei. La porta è aperta. Sibyl? Dylan, non dovevi venire. Non dovevi. Io non ti ho detto una cosa. Mi avresti uccisa se te l'avessi detto. Sibyl. Non sono più Sibyl ora. Non so neanch'io che cosa sono. Che durante la fuga uno di quei mostri mi ha morso. No, Sibyl. Vieni, amore mio, vieni. No. Sibyl. No, no. Ora diventerai anche tu come me. Resteremo insieme per sempre. No! Che c'è, amore? Dylan. Oh, Sibyl. Niente. Non è niente. Sì, è stato solo... solo un incubo. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. L'alba dei morti viventi. Adattamento radiofonico di Graziano Frediani e Gaetano Cappa. Con Daniele Capostagno, Alberto Fasoli, Vincenzo Giordano, Alberto Onofrietti, Francesca Perilli,
Gualtiero Scola e Massimiliano Speziani. Tecnico del suono Paolo Corleoni. Coordinamento di produzione Guido Scotti. Suono, musica e regia Gaetano Cappa.